Sicuramente l'impressione è stata questa, e comunque non eravamo compatti come sempre abbiamo fatto tra i reparti, e quindi abbiamo avuto un po' di fatica su questo, sì. È una sconfitta che fa male, soprattutto per il periodo che stiamo attraversando, però la cosa importante che ci siamo detti è diciamo, prendere le cose buone e ripartire da quello, perché comunque di cose buone ne abbiamo anche fatte. E comunque noi non dobbiamo fare passi indietro, ma continuare sulla strada che avevamo intrapreso prima, senza mollare niente e continuando appunto a dimostrare che comunque è stata solo una battuta d'arresto questa. Il nostro obiettivo è quello di migliorare partita dopo partita, perché comunque se ogni partita abbiamo questo processo di miglioramento, comunque poi i risultati arriveranno. Quindi il nostro obiettivo principale è quello di comunque pensare partita dopo partita e di dare il meglio possibile. Sì, diciamo che io sono sempre stato abituato a giocare a tre a centrocampo, quindi ho sempre fatto la mezzala. Quest'anno ho interpretato al meglio questo modulo grazie appunto al mister, che comunque ogni allenamento mi sprona a fare sempre meglio, mi dà tanti consigli che comunque mi stanno aiutando parecchio. E comunque anche per la forma fisica noi lavoriamo tanto, e quindi è una cosa che comunque poi ritroviamo in partita. Lavoriamo tanto soprattutto sui particolari, perché il mister tiene proprio a questo, che è questo che ci sta facendo fare un ottimo campionato. Ma intanto è un campo piccolo, un campo difficile, e abbiamo già visto l'anno scorso. Diciamo che arriva in un momento dove noi vogliamo risollevarci da questa sconfitta, quindi arriva nel momento perfetto, secondo me, perché ora dobbiamo dimostrare che diciamo sì, abbiamo perso contro una grande squadra, però vogliamo continuare a stare nelle parti alte della classifica e soprattutto vogliamo dimostrare che siamo la squadra delle prime giornate. Sicuramente mi sento migliorato. Cioè, moltissimo, devo ringraziare anche il mister perché ogni giorno mi spinge a fare sempre meglio, ogni giorno a fine allenamento mi ferma e mi dà dei piccoli consigli su magari dove posso migliorare per farmi diventare completo. Anche io tendo, diciamo, a migliorare ogni giorno, a cercare la perfezione perché sono fatto così, quindi i suoi consigli mi stanno aiutando molto.